Con la grande mareggiata che ha fatto, io che so il circondato di Gimara, lì io non ho più il passaggio. Lì bisogna riportare su, bisogna rifare. Dove si prende sta sabbia? Allora la regione non si può prendere lì, il comune non si può prendere di là. Se ti vede qualcuno a prendere un sicchio di sabbia, è roba che arriva i vigili, ti fanno anche la multa. Come dobbiamo fare? Adesso questa riunione speriamo che risolvano qualche problema. Quali sono le sue preoccupazioni? Le preoccupazioni adesso sono che va pulita la spiaggia del Camping Fano perché c'è un chilometro di spiaggia pieno di alberi, non di tronchi o di legni, ma di alberi interi che l'amministrazione deve andare a prendere perché è assurdo che lo si faccia privatamente, anche perché è una spiaggia libera e quindi lo deve fare l'amministrazione. Adesso hanno pulito le spiagge a Torrette, sono arrivati fino in fondo con le ruspe, però il Camping Fano rimane vicino al fiume e quindi praticamente è stato saltato. Abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto ma verremo qui a maggio, è una roba assurda perché noi apriamo il 23 aprile e sta roba bisogna che la portiamo via veloce a marzo adesso perché poi bisogna rifare un ripascimento perché c'è dentro il campeggio c'è un metro di ghiaia, la quale ghiaia va ripresa con le ruspe e riportata in spiaggia perché se no non apri, non riesce aprire la struttura.